Hello guys, bentornati qui nel mio canale, io come sempre sono il vostro Olimpico 900. Prima di cominciare con il video di oggi, come sempre, spazio ai saluti. Oggi è il turno di Daniele Brusca, Goku Puppo, Nicolas Leonardi, Nicola Chinaglia, The Best 0688, Samuele Marchese. Se anche tu vuoi essere salutato dal sottoscritto, scrivi qui sotto l'hashtag salutami, accompagnato da un commento di senso compiuto e verrai salutato nei prossimi episodi. Prima che questo messaggio, anzi prima che questo video scoppi dei vostri messaggi scritti qui sotto dove mi chiedete ma che fine ha fatto l'estrazione per Fighters oppure perché questa settimana sei sparito, lasciate che vi spieghi un paio di cosine. Per quanto riguarda l'estrazione di Fighters e anche per quanto riguarda appunto il caricare video questa settimana, ragazzi, sappiate che ho avuto una settimana veramente veramente impegnativa, ho avuto da fare tantissimo e non ho avuto modo e tempo di fare nulla, quindi per l'estrazione di Fighters potete stare tranquilli che arriverà, ve l'ho promesso, e quindi arriverà. Per quanto riguarda la programmazione video, spero che da questa settimana ricominci ad essere normale come sempre, insomma prima o poi le festività passeranno e quindi ritornerò ad avere finalmente un bel po' di tempo per dedicarmi ai video. Intanto questa settimana cercherò di non farvi mancare i soliti almeno due video. Ma lasciamo perdere adesso questa parentesi abbastanza noiosa, che so per certo che non è che ve ne importi più di tanto, e andiamo a parlare di quello che poi amiamo fare veramente, ovvero confabulare sul futuro di Dragon Ball Super e su quello che ci aspetta proprio nell'imminente futuro, quindi nei prossimi episodi. Bene, prima di ciò però, ragazzi, fatemi dare un voto all'episodio che abbiamo visto domenica, perché sapete io non faccio mai recensioni, non faccio mai diciamo dei video dove do dei voti all'episodio. Però ragazzi, l'episodio di domenica veramente, a mio modo di vedere le cose, bruttissimo, non mi è piaciuto affatto e questo secondo me non arriva neanche alla sufficienza. Non mi è piaciuto perché non tanto perché comunque arrivati a questo punto della trama, della saga, vabbè, ci si potrebbe aspettare tranquillamente qualcosa di fantasmagorico ogni episodio che manca appunto da qui alla fine. Sappiamo che non è così perché anche la Toei ha delle esigenze e spesso appunto queste esigenze poi vengono trasmesse negli episodi appunto che andiamo a vedere. Praticamente, ragazzi, che cosa mi ha fatto capire l'episodio? Mi ha fatto capire che praticamente la Toei ha completamente bocciato l'ipotesi di dedicare un piccolo arco narrativo a Gon all'interno del torneo del potere. Perché se per affrontare i robottoni dell'universo 3, che per carità io non voglio neanche discutere se siano potenti, non siano potenti, se non mi interessa, però Gon ha dovuto usare il 100% del Mystic, ok. E questo usare 100% Mystic, ragazzi, io l'ho interpretato come, ok, questo è il momento dedicato a Gon userà il 100%, distruggerà i robottoni, anche se poi nell'episodio 121 vedremo che non sarà così, perché arriverà a Niriza o a Rinizza, non ricordo bene come si chiama, e quindi basta, il momento epico, ok, dedicato a Gon è terminato qua. Purtroppo io l'ho interpretato in questa maniera, e ho veramente tanta paura che non mi sto sbagliando e che effettivamente sarà così, e poi comunque staremo a vedere. Toglietevi dalla mente un nuovo power up per Gon, toglietevi dalla mente che Gon potrebbe essere l'elemento chiave che in qualche modo rivoluzionerà il torneo del potere, perché secondo me, ragazzi, a questo punto non sarà così. Poi spero di dovermi rimangiare queste parole, perché ancora ci spero veramente tanto. Guardando al futuro, ragazzi, e quindi dando per scontato che comunque l'universo 7 adesso distruggerà Niriza, l'universo 3 verrà cancellato e che quindi rimarranno soltanto l'11 e il 7, bene, possiamo finalmente iniziare a confabulare un qualcosa di veramente bello. Per alcuni e per altri in realtà, ragazzi, veramente una specie di incubo che non finisce mai, e vado a spiegarmi. Sapete voi che mi seguite che ho fatto un video, poi l'ultimo video che ho caricato, dove praticamente si dà per ufficiale l'ultra istinto di Vegeta, e io credo ancora che sia così, ma questa settimana, ragazzi, non avendo tantissimo tempo per registrare, comunque ho avuto diverse chiavi di lettura sull'episodio 123 e me ne è venuta in mente fondamentalmente un'altra. In quell'episodio sappiamo che il titolo, ragazzi, sarà Mente e Corpo allo stato alla massima potenza, comunque il titolo lascia presagire ad un ultra istinto, senza specificare però chi sia l'utilizzatore, ok? Abbiamo teorizzato appunto che si tratterà di Vegeta, perché comunque dovrebbe essere lui il protagonista di questi due episodi, il 122 e il 123, e quindi ci sta. Ma a questo punto, ragazzi, analizzando bene tutta la situazione, potrebbe trattarsi anche ancora una volta di Goku. Perché se è vero che Vegeta va ad affrontare Jiren nel 122 o al termine del 122, c'è una forte probabilità che Jiren comunque in qualche modo lo devasti.
in una situazione critica totale, dove magari Goku vede, ora non sappiamo fino al 123 quali saranno gli altri eliminati dell'universo 7, ma per quanto ne sappiamo, ragazzi, potrebbe essere eliminato tranquillamente sia gli androidi, sia Gohan, sia tutti quanti, insomma, non sappiamo bene quanti ne verranno eliminati dal 123, ma può darsi che Goku, vedendo Vegeta in quello stato, possa sbloccare di nuovo l'ultra istinto, perché si troverebbe di nuovo in una situazione veramente orribile. Ora, non do per certo che sia effettivamente così, sia chiaro, ma potrebbe essere anche questa una chiave di lettura interessante. Io onestamente non so voi come cosa ne pensiate, anzi scrivetemelo qui sotto. Preferireste appunto a questo punto l'ultra istinto di Vegeta, oppure se preferireste appunto che l'ultra istinto sia di nuovo quello di Goku, però magari in una forma totale, in una forma completa e ufficiale al 100%. Togliamo un attimo la parentesi Dragon Ball Super e ci concentriamo ancora, nel senso in realtà, in Dragon Ball Super, ma questa volta non nella parte anime, ma nella parte film. Per quanti di voi ancora non sanno, ragazzi, a dicembre 2018, quindi praticamente fra un anno, verrà rilasciato il nuovo film dedicato a Dragon Ball. Il film, ragazzi, che andrà in onda nel 2018, dovrebbe riguardare le origini dei Saiyan in tutto e per tutto, quindi non saranno le origini del mito che abbiamo visto, dove come protagonista Bardock, che spiega appunto il prima, ok, che Goku arrivasse sulla Terra, quello che accade appunto con Freeza, ma che conoscete tranquillamente tutti quanti, ma si torna indietro ancora di parecchio tempo e si arriva proprio alle origini appunto dei Saiyan. E questo, ragazzi, dopo le dichiarazioni di Toriyama e appunto dopo le informazioni che hanno rilasciato, dovrebbe essere una conferma bella e buona che il prossimo film sarà dedicato a Yamoshi. E quindi finalmente ci faranno vedere il vero Super Saiyan della leggenda e il vero primo Super Saiyan God che sia mai esistito. Per quanto mi riguarda, ragazzi, a me mi sembra una bella trama, mi sembra una trama stupenda. Boccia però il fatto che ci sia Gogeta Super Saiyan Blue. Lo boccia, ma non del tutto, perché non è detto che il film sia concentrato totalmente sulle origini dei Saiyan. Potrebbe parlare delle origini dei Saiyan in qualche modo, ma allo stesso tempo tranquillamente essere ambientato appunto ai giorni che conosciamo noi. Questo, ragazzi, non lo vieta assolutamente nessuno. Anche qui sono curioso di sapere voi cosa ne pensiate. Sarete contenti, ragazzi, se ci sarà un film concentrato totalmente su Yamoshi, oppure preferireste vedere un film dedicato su Gogeta Blu e comunque senza togliere che potrebbe esserci lo stesso anche Yamoshi? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, come sempre, così lo discuteremo bene bene insieme. Vi lascio, ragazzi, con l'ultima bomba, che deve essere ancora ufficializzata, ragazzi, quindi badate bene, non prendete per oro colato quello che sto per dirvi, ma dovrebbe essere quasi ufficiale, ragazzi. Sembra che da qualche parte, ragazzi, i produttori della Toei, più precisamente, ragazzi, dovrebbe essere lo stesso Toriyama ad aver parlato, ma mi informerò bene e vi porterò un video dedicato soltanto a questo al 100%, che a brevissimo, roba di giorni, ragazzi, dovrebbe essere annunciato un nuovo personaggio all'interno di Dragon Ball Super con annessa nuova saga. Lo so, ragazzi, la notizia è veramente veramente grossa, veramente potente, manca soltanto l'ufficialità, ma che secondo me, ragazzi, arriverà veramente molto molto breve. Facciamo passare appunto questo periodo di festività e poi probabilmente ci faranno l'annuncio bomba. Non si sa nulla su questo personaggio, non si sa se sarà un nemico, non si sa se sarà un personaggio buono che aiuterà i Guerrieri Z in qualche battaglia, non si sa nulla neanche sulla nuova saga, ragazzi, ma a questo punto, anzi, facciamo una cosa, non fantastichiamo niente, facciamo così: se questo video raggiunge i 250 like, vi pubblico un video dove teorizziamo così proprio a piedi pari, ragazzi, come potrebbe essere la nuova saga e quale potrebbe essere il nuovo personaggio che verrà in soccorso oppure contro i Guerrieri Z. Ok, ragazzi, quindi 250 like e parleremo appunto, faremo un video teoria, magari faremo anche una live, organizzeremo anche una stupenda live dove discuteremo insieme di tutto quanto. Detto questo, ragazzi, mi sembra di non avere più nulla da dirvi per quanto riguarda questo video, quindi vi chiedo un like per il supporto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like alla pagina Facebook, trovate tutto in descrizione, mi raccomando, soprattutto la pagina Facebook, ragazzi, se volete aiutarmi quello è il modo giusto. Detto questo, amici miei, noi ci vediamo al prossimo episodio. Hello, guys!